Alcuni dicono che sia una paziente in attesa di cure, oppure altri dicono che sia una divinità in qualche modo del sonno, del ristoro, altri ancora dicono che sia invece una rappresentazione di una divinità della morte. E questo, l'unione di questa incertezza o di queste possibilità inquietanti, con la piccolezza della statua e la serenità del suo atteggiamento, rende questo piccolo oggetto inquietante, come una vera e propria presenza di un altro tempo, di un altro spazio, come una presenza di un universo parallelo che è durato, è finito ed è arrivato fino a noi. Subito, sotto i piedi, legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita insieme al soffio del vento. E prese la verga con cui gli occhi degli uomini affascina, di quelli che vuole e può svegliare chi dorme. Questa, tenendo in mano, volò il potente Argeifonte. Sulla pieria balzato, piombò dal cielo sul mare e si slanciò sull'onde come il gabbiano che negli abissi paurosi del mare instancabile, i pesci cacciando, fitte l'ali bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti, Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, allora, dal livido mare balzato sul Lido, andava, finché fu alla grande spelonca, dove la ninfa Treccebelle abitava, e la trovò che era in casa. Gran fuoco nel focolare bruciava e lontano un odore di cedro e di fissi lettuia odorava per l'isola, ardenti. Lei dentro, cantando con bella voce, né percorrendo il telaio con spola d'oro, tesseva. Un bosco intorno alla grotta cresceva, lussurreggiante, lontano, pioppo e cipresso odoroso. Qui uccelli dall'ampie ali facevano il nido, ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano a lingua distesa, le cornacchie marine, cui piace la vita del mare. Si distendeva intorno alla grotta profonda una vite domestica, florida, feconda di grappoli. Quattro polle sgorgavano in fila, di limpida acqua, una vicina all'altra, ma in parti opposte volgendosi. Intorno molli prati di viola e di sedano erano in fiore. A venir qui, anche un nume immortale doveva incantarsi guardando e godere nel cuore. Così è come Omero descrive l'isola di Calipso. Ci sono molti racconti che dicono che l'isola di Calipso non sia proprio Malta, ma quella piccola isola che gli sta accanto, in tutto simile a Malta, che si chiama Gozo. Calipso è un'altra donna inquietante, è un'altra donna che ha a che fare con un tempo parallelo, un tempo vicino e lontanissimo da quello di noi immortali. È la dea dell'immortalità, come si sa. L'isola di Calipso è quella su cui Ulisse rimane per 8 anni e la ninfa, Riccio Livelli, gli offre ininterrottamente l'immortalità, gli offre continuamente di uscire dalla storia, di vivere per sempre, anche sebbene non si sa, sebbene mai gli uomini abbiano saputo che cosa voglia dire vivere per sempre. Ma Ulisse non cede, come si sa, vuole tornare nella storia, vuole tornare alla propria mortalità e vuole tornare alla propria zattera. E questo è il passo in cui Ermete deve andare da Calipso e dirgli che gli dèi hanno deciso che Ulisse se ne andrà, tornerà sul mare, tornerà alle sue sofferenze, al suo viaggio, alla sua ansia di sapere, e Calipso dovrà aiutarlo a costruire quella specie di idea di isola che è una zattera. E le storie del mito arrivano a Malta dai 1000 punti dell'orizzonte.
I Cavalieri di Malta sono una popolazione dell'isola, una popolazione storica che non ha nulla a che vedere con la leggenda, ma che sono un motore di storie e di leggende infinito. Sono come un personaggio collettivo, sono un mucchio di uomini governati da una stessa idea, anche se attraversati da mille leggende differenti. I cavalieri dovevano pagare un affitto. Eh sì, tutti i nomadi devono pagare un pegno per il loro, per le loro soste, per quanto poco tanto durino. I cavalieri pagano un affitto al viceré di Sicilia ogni anno, e questo affitto consiste in un falco pellegrino. Ogni anno devono dare al viceré di Sicilia, che dipende dalla Spagna evidentemente, un falco pellegrino. Molti anni dopo, in un territorio, in un continente, che forse era un'isola, forse chissà, di cui allora appena si cominciava a sapere qualche cosa, un grandissimo scrittore, Dashiell Hammett, ci racconta la storia del falcone maltese, che poi prende inevitabilmente nella nostra memoria il volto scarno e sofferentissimo di Humphrey Bogart. La storia che Hammett ci racconta è quella di un falcone, non di un falco pellegrino, ma di un falcone d'oro tempestato di diamanti, che i cavalieri avrebbero dovuto donare a Carlo V, all'imperatore, appunto per ingraziarselo. Ma questo falcone maltese non arriva mai al sovrano, e da lì qualcuno lo dipinge di nero e passa da allora, dal 1500, di mano in mano fino ai nostri giorni, finché Hammett racconta, cosa che io non faccio, come il falcone maltese, la storia del falcone maltese nel Novecento andrà a finire. Come un ultimo maltese dei nostri giorni, del tutto immaginario, quel corto maltese, marinaio senza tempo e senza luogo, ma di molte avventure, il cui padre e gemello è stato Ugo Pratt. Corto inizia la sua vita e la sua avventura nella Ballata del Mare Salato, e lo troviamo subito, immediatamente legato a una zattera di tronchi, che è ancora una volta in fondo la zattera di Ulisse e Calipso, che è a sua volta, come dicevo, uno dei modi più esatti di dire l'isola, e in particolare Malta, dove tempi e spazi sembrano rincorrersi all'infinito. Un saluto, insulomani, da Ernesto Franco e Enrico Lantenne. Alla prossima isola. Thank you.
Te cratate, te cratate, te catana, chitana da. Tu me ne dica, te che te ca, te che te ta, te che te ta, da, 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 da